Ciao a tutti e bentornati sul canale di Arzria Giallivi dell'Essere. Oggi voglio fare un chiarimento generale su appunto questo argomento che è il malocchio, come diciamo affrontarlo, come riconoscerlo, come togliere queste energie negative. Allora, intanto vorrei fare un po' di chiarezza appunto perché purtroppo al giorno d'oggi c'è molta ignoranza, come sempre, su questi argomenti che riguardano appunto la magia e l'esoterismo. E diciamo che al giorno d'oggi il malocchio viene visto un po' come una sorta di strana fattura che qualche vecchietta ha tirato addosso a qualcuno volontariamente. Quindi, diciamo che il classico metodo appunto per vedere se qualcuno ha il malocchio è quello nella ciotola con l'acqua e l'olio. Principalmente io, se mi seguite, penso che sappiate un po' come la penso, nel senso che sì, è vero che si può inviare energia negativa addosso a qualcuno, ma non viene fatto nel modo in cui si crede. Cioè, non è una cosa così tanto organizzata, almeno quello che si intende per malocchio non lo è, perché per tirare addosso, per buttare, diciamo, volontariamente energie negative addosso a qualcuno, ci vorrebbe in realtà un grado di capacità, un grado di sviluppo, diciamo, dei propri poteri molto elevato e anche negativo, perché comunque si tratta di magia nera. Tutto ciò che riguarda il fare del male a qualcun altro è magia nera. Quindi uno per tirare addosso, buttare addosso a qualcuno volontariamente energie negative pesanti, maledizioni pesanti, dovrebbe essere un mago nero forte. Cosa che al giorno d'oggi non c'è, o comunque se quelli che ci sono di sicuro non stanno a fare i malocchi, cioè nel senso le persone veramente potenti dal lato negativo, quindi i maghi neri veramente potenti, le persone veramente potenti da questo punto di vista non stanno a fare i malocchi alle persone, al proprio ex o tantomeno lo fanno su commissioni. Quindi le persone che dicono di fare le maledizioni, di lanciare i malocchi su commissioni perché devo farla pagare al mio ex che mi ha lasciato, che mi ha tradito, queste persone non fanno altro che del male a loro stesse, perché non sono ovviamente in grado di reggere veramente, di gestire veramente una mole di negatività così grande, come invece fanno i maghi neri, e quindi al più delle volte ovviamente la cosa non funziona, o comunque magari funziona per qualche tempo e poi ovviamente va scemando, perché è ovvio che sia così. Non, le persone che dicono di fare queste cose non sono diciamo così in grado di fare veramente dei cambiamenti importanti, anche se negativi, nella vita delle persone. Quindi tutto ciò che riguarda il malocchio, appunto, non è altro che una negatività, un'energia negativa. Il malocchio non è altro che un'energia negativa che qualcuno ha appunto buttato addosso a un'altra persona. Perché uso il termine buttato? Perché, appunto, come vi ho spiegato prima, non ci sono persone che riescono volontariamente a fare del male a qualcuno, non perché non lo vogliano, ma perché appunto, come ho spiegato, non hanno la capacità di reggere la mole appunto di questa cosa, e chi riesce a reggerla non si mette a fare questi trucchetti, anzi di sicuro manco ci pensa. Quindi dico buttato addosso perché in realtà le energie negative vengono trasmesse proprio perché noi non riusciamo a gestirle.
Proprio perché la maggior parte delle persone, appena ha troppe energie negative, appena ha troppo stress, appena ha troppa tristezza, appena ha troppa rabbia, appena ha troppa ansia e tutto, la deve subito far fuoriuscire e buttarla addosso a qualcuno, se quel qualcuno è presente. Quindi se io in quel momento sono arrabbiata, sono ansiosa, sono triste, ho comunque un'energia negativa, un'emozione negativa forte che non riesco a gestire, perché appunto non ho una gestione magari di me stessa, subito il primo che passa viene sicuramente sommerso dalla mia energia negativa, che ovviamente io non lo faccio apposta magari, cioè la gente non è che lo fa apposta che dice adesso butto l'energia negativa addosso a quella persona, no, succede tutti i giorni involontariamente che voi non riuscite a gestirvi, non riuscite a gestire le vostre emozioni, il vostro corpo emotivo, quando è troppo difficile perché avete troppa energia negativa in circolo e quindi vi sfogate sugli altri. Anche il semplice sfogarsi con un'amica, per esempio, con un amico, va fatto in un determinato modo, perché quando voi tirate tutto fuori perché non ce la fate più a trattenervi, quello è comunque una cosa negativa. Quindi, semplicemente non siete riusciti a gestire le vostre emozioni, a gestire i vostri corpi, i vostri pensieri e le vostre sensazioni. Quindi, tutti i giorni succede che la gente si sfoga su altra gente, su altre persone, proprio perché non ha la gestione di se stessa. Non hanno la gestione di se stessi, quindi, buttano fuori. Se la prendono con chiunque, ma basta pensare a quando guidate, per esempio, cioè penso che a tutti sia successo di urlare contro qualcuno in macchina perché magari ci ha tagliato la strada, perché ci ha fregato il parcheggio, perché è passato prima di noi, oppure in fila alla posta perché qualcuno ha tagliato la fila, è passato avanti a noi ingiustamente. E allora ci mettiamo a borbottare, allora ci mettiamo a lamentarci, allora ci mettiamo a giudicarlo, a buttargli appunto addosso energie negative che quello, quella persona in sé non ha richiesto, nel senso che noi la buttiamo lì senza motivo perché non riusciamo a tenerla dentro e a gestirla. Ovviamente andrebbe fatto tutto il lavoro, non andrebbe tenuta dentro in senso di essere repressa. Ma andrebbe gestita, andrebbe fatto un lavoro magico su questo per le persone appunto che fanno un percorso magico, un percorso interiore, dovrebbero essere in grado di almeno osservare l'emozione, almeno ascoltarla con distacco e lasciarla libera un attimo di scorrere e di osservarla comunque con presenza. Comunque di rimanere centrati nonostante la difficoltà. Purtroppo, appunto, questo non avviene nella maggior parte delle persone e quindi questa energia va tutta buttata fuori, tanto che ce la prendiamo con tutti, cioè, ma anche con qualcuno che magari non c'entra niente, come potrebbe essere nostro figlio piccolo perché magari piange e quindi invece di prenderlo e che ne so, mettercelo in braccio, lo prendiamo con forza e lo mettiamo sul divano davanti alla televisione. Potrebbe essere qualsiasi cosa, tutti questi gesti sono non capacità di gestire appunto l'emozione negativa che abbiamo in quel momento. Che cosa avviene quindi? Perché uno dice mi sento che ho il malocchio, mi sento negativo? Perché probabilmente oltre alle proprie energie negative che produciamo tutti i giorni, che comunque ci si avventano tutti i giorni, ci sono anche quelle degli altri che magari ci buttano addosso. Quindi quando qualcuno dice ho fatto il malocchio o comunque sento che qualcuno, non è che qualcuno mi ha fatto il malocchio, posso vedere come si toglie il malocchio, sento che qualcuno mi ha mandato una maledizione. Semplicemente è qualcuno che ha inviato un'energia negativa nei nostri confronti il più delle volte non volendolo. Magari qualcuno, non so, a qualcuno stiamo antipatici o comunque stiamo sul cavolo, per esempio,
E quel qualcuno non fa altro che gettarci energia immaginaria, insomma, negativa addosso, anche semplicemente col pensiero a quanto vorrei che quella persona non esistesse, se lei non ci fosse io starei meglio, mi sta antipatica, vorrei che non si comportasse così, la vorrei lontana dalla mia vita. Tutte queste cose sono poi ciò che crea questo flusso di energie negative che scorre tra la persona che magari ci odia, per esempio, e noi. Quindi noi ovviamente se siamo sensibili ci sentiamo negativi perché percepiamo che qualcuno comunque sta influendo, diciamo, negativamente su di noi, e sicuramente però state certi che la persona che produce queste energie negative verso di noi non è che sta meglio di noi, nel senso che noi le riceviamo e le percepiamo in modo ovviamente negativo e ok, ma la persona che le invia, coscientemente o no, non sta meglio, anzi, produce tutto un groviglio di emozioni negative che proprio appunto non riesce a tenere dentro, che la annebbiano, che la comprimono e di sicuro, appunto, non sta bene. Perché comunque qualcuno che fa un lavoro magico dovrebbe sapere che tutto ciò che ci arriva, tutto ciò che abbiamo nella nostra vita, tutto ciò che ci circonda, l'abbiamo attirato noi per un motivo, anche le cose brutte, anche le cose che non ci piacciono, anche le persone che non ci piacciono. Anzi, uno che fa un lavoro magico dovrebbe essere grato a una persona che ci tira fuori emozioni negative perché ci permette di lavorarci. Cioè, se io odio qualcuno, io dovrei essere grato a quel qualcuno perché so che io ho attirato quel qualcuno nella mia vita e so che quell'emozione che quel qualcuno mi fa fuoriuscire è uno strumento su cui lavorare. Quindi io so che quando esce quell'emozione, grazie o per colpa, in base a come uno la vuole vedere, di quella persona, io posso lavorare su quell'emozione che ho, su quell'emozione negativa, per trasmutarla in positiva, come farebbe appunto un mago, il processo di trasmutazione. Invece, se ovviamente io giustifico tutto, giustifico, ah, ma quella mi ha fatto quel torto, ma lei se lo merita, questo non è crescita e non fa altro che influire negativamente sulla vita di quella persona che non c'entra niente perché comunque l'avete attirata voi, quindi lei non ha colpe. E influisce negativamente sulla vostra vita perché appunto risultate negativi e sicuramente pesanti, cioè avete comunque addosso delle energie pesanti che non fanno sicuramente piacere. Quindi sicuramente un consiglio che vi do, un avviso che vi faccio è non andate e non credete alle persone che vi dicono che fanno le maldizioni, che fanno il malocchio e si fanno pagare magari per questo. Cioè, esistono, non è che non esistono questi rituali, il problema è che, come vi ho detto, le persone che dicono di farlo non lo fanno nel modo, nel vero modo in cui si fanno queste cose. Io non pratico queste cose perché ovviamente è magia nera, cioè non sto dicendo che ci sono persone forti, brave che riescono a fare le maledizioni, cioè non si dovrebbe fare a prescindere, però le persone che dicono di farlo sono sicuramente la maggior parte ciarlatani che sicuramente se avessero veramente quel potere non starebbero a fare i malocchi e le fatture da quattro soldi al proprio ex. E qui arriviamo al come togliere, come allontanare le energie negative. Allora, come vi ho detto sempre, se noi attiriamo qualcosa vuol dire che ci serve a livello animico, per il nostro percorso ci serve. Quindi purtroppo, anche se dovesse essere una cosa molto brutta, comunque quell'esperienza ci serve per arrivare ad un determinato punto nella nostra vita. Però ovviamente ci sono dei rituali che sono di magia bianca e che ogni tanto fa bene, secondo me, fare, come rituali di benedizione o di purificazione che ci aiutano a allontanare o comunque a ripulire, ecco, più che allontanare, a ripulire le nostre energie. Quindi nel momento in cui noi ci sentiamo negativi, pesanti, perché siamo stressati, perché siamo tutto ciò che vi pare, insomma, siamo arrabbiati, eccetera, possiamo sicuramente senza problemi
fare dei rituali o comunque delle pratiche, anche se non allestiamo un vero e proprio rituale, dipende poi dall'importanza appunto che date alla cosa, però delle pratiche semplicissime magari per appunto ripulirci da queste energie pesanti e negative e purificarci appunto, ripulirci e renderci di nuovo magari leggeri e positivi. Per questo ovviamente queste pratiche ovviamente si possono fare sia su noi stessi, sia su altre persone, sia su degli oggetti o sulla nostra casa, su dei luoghi, si possono fare appunto rituali di protezione, di purificazione per la nostra casa, di benedizione per un'altra persona o di purificazione per un'altra persona, se magari quella persona si sente appunto pesante, si sente negativa. Tutto ciò che aiuta a farvi sentire meglio, va bene, quindi non deve essere per forza un rituale. Io dico sempre che la magia si fa tutti i giorni, tutto il giorno, con le azioni più quotidiane. Quindi potete anche, per assurdo, andarvi a fare una camminata nel bosco, se vi fa sentire meglio, se vi fa sentire in connessione con la natura, se vi fa sentire più leggeri, potete ascoltarvi delle canzoni, perché no? Io tante volte ascolto delle canzoni, ho fatto anche il video sulla musica e magia che è molto importante, sempre sul mio canale di cui magari vi lascio il link. E appunto sento spesso delle canzoni che mi danno delle emozioni positive, delle emozioni superiori e forti, che mi danno carica, che mi danno felicità, per aiutarmi appunto a essere meno negativa, ad essere più positiva, ad essere più forte, ad essere più carica e ad entrare in contatto di più con le mie emozioni superiori, con la mia anima e non invece con le emozioni negative che magari mi, insomma, mi danno un po' fastidio, ecco. Quindi, potete fare benissimo queste pratiche. Io ho fatto anche un altro video di cui vi lascerò sempre il link. Sulla pratica della purificazione, ho fatto un video su come benedire la casa, un video sulla purificazione, il caricamento e la consacrazione. Quindi tutti questi piccoli consigli ci sono nei video di cui vi lascerò i link. Quindi andateveli a vedere e prendete spunto appunto per le vostre pratiche di purificazione. Io resto sempre disponibile, lo sapete, ho la pagina Facebook e l'account di Instagram di cui vi lascio i riferimenti per varie domande, appunto se volete dei chiarimenti, dei consigli su questo appunto argomento. E il consiglio appunto che vi do è non fidatevi, come sempre, delle persone che vi dicono che fanno queste maledizioni e cose del genere, perché comunque o sono ciarlatani o comunque fate del male a loro perché loro non sono in grado di gestire questa cosa e quindi si fanno del male loro stessi. Fate del male a voi perché comunque è un'azione negativa che vi porta altra negatività e fate del male magari a una persona che non c'entra niente, ma semplicemente voi per un vostro capriccio non volete accettare e quindi decidete di fargli quella maledizione senza senso, che va a influire negativamente su tutte e tre le persone coinvolte, magari, o comunque su tutte le persone coinvolte. Quindi, invece che pensare a fare cose negative per stare meglio voi, pensate a fare cose positive per stare meglio voi. Quindi non gettate negatività sugli altri e ovviamente inconsciamente anche su voi stessi perché credete di stare meglio, ma al contrario, state meglio facendo delle cose positive per voi e per gli altri, ovviamente. Quindi, i consigli più pratici proprio che vi do, che comunque ho detto anche sugli altri video, sono che sicuramente le corrispondenze più adatte per fare dei rituali o delle pratiche di purificazione o di benedizione sono, per esempio, il colore bianco, perché comunque è il colore della purezza, quindi usate magari candele bianche, nastri bianchi, fiori bianchi, insomma tutto ciò che è bianco, degli strumenti bianchi. E magari utilizzate appunto cose che vi fanno sentire bene, quindi canzoni, quindi foto di magari una persona cara a voi, posti, andate in dei luoghi che vi fanno stare bene,
Utilizzate cose come sempre naturali, consiglio quindi erbe, piante, fiori, potete utilizzare la salvia bianca che comunque è molto, è la, praticamente l'erba più utilizzata e più importante per quanto riguarda la purificazione. Potete accendere un incenso, passarlo per casa, passarlo intorno a voi, fare appunto dei rituali di meditazione anche, quindi prendervi un attimo, concentrarvi magari appunto con una canzone, con l'incenso e tutto, e pensare a qualcosa di positivo, comunque sentire, entrare in connessione con la vostra anima, con il vostro essere che sicuramente non prova emozioni negative, ma le emozioni negative fanno parte della nostra personalità e non del nostro vero essere, come dico sempre. Quindi, detto questo, resto disponibile, vi metto tutti i contatti e vi do appuntamento al prossimo video.